Innanzitutto buonasera, benvenuti a tutti. Io vi ringrazio perché siete accorsi numerosi, ovviamente l'occasione era ghiotta perché siamo oltretutto in compagnia di un artista di, oltre che abruzzese, sicuramente di primo livello. Noi vi auguriamo ovviamente il buon appetito e prima di tutto io farei dire buon appetito proprio a lui, al nostro Piero. Piero, augura ai nostri commensali il buon appetito per cortesia. Innanzitutto colgo l'occasione per fare gli auguri più sentiti a tutte le donne qui presenti, è una buona festa di carnevale, anche se preferisco la prima festa. Beh, insomma, ne trovo tanti amici ed è una serata molto particolare, una serata sicuramente fredda fuori, ma armoniosa qui dentro e come è giusto che sia, con un'atmosfera sicuramente gioiosa. Insomma, vi auguro un buon appetito e poi ci ascoltiamo più tardi, perché non è detto che debba cantare solo io. Grazie. Allora, un grazie a Piero, un applauso assolutamente sentito. Buon appetito a tutti e a risentirci tra poco con la musica ovviamente di Borgo Spoltino. Buon appetito. Allora, io, Piero, prima ti ho chiesto una cortesia, ho detto ti posso fare qualche domanda, io te la faccio da qui. Ah, si togli l'effetto che sembriamo sì, due. Sì, assolutamente. Anzi, mi voglio spostare, ti voglio venire vicino perché. Io suono perché mi sento meno in imbarazzo se suono. Allora, io lo so che magari queste sono domande che ti avranno fatto in tanti, io ti seguo, dunque ho sentito anche tante le tue interviste, però sono cose che è impossibile non domandarti. Io devo dire una cosa, cioè da abruzzese, pensare che un mio conterraneo prende il suo piano sotto il braccio, parte da... storia. Sì, è vero, è una storia, tra l'altro una bella storia. Prende il suo piano sotto braccio, si incammina per la Germania, va a Monaco e comincia a fare piano bar. Vero? Mi sbaglio? Bellissimo il sottofondo, comincia a fare piano bar nei locali di Monaco per poi incontrare chi, Piero, ve lo dici tu? No, facciamo un Morricone. Bellissimo, infatti, mi stavo emozionando. Per incontrare chi? Chi incontra? Ma che vuoi? Chi incontra? No, lo sai perché? Perché la tua è una storia bella, nel senso che effettivamente sei il ragazzo che parte da solo e cerca di ispirarsi la strada, dunque il ragazzo che si è fatto da solo partendo e andando a cantare in un paese lontano, no? Perché io ho parenti a Monaco, dunque lo conosco bene. Però così sei tu che metti in imbarazzo. Allora io vorrei che tu ci raccontassi questa bella favola, cioè sei partito da Montesilvano, sei arrivato a Monaco e che cosa è successo? Beh, Baudo disse nel 2007, quando fece il Festival di Sanremo, che ero partito con una valigia di cartone. È vero che hanno un po' caricato questa storia, ma è la verità, sono partito con una valigia di cartone, magari non era cartone perché era il 2007, ma era di plastica chiusa con, sapete, quegli spaghi con i quali si legano... i pomodori. Era rotta, una valigia rotta con un Fiat Fiorino di 180.000 km, una cosa del genere, preso di quinta mano con grandi sacrifici da piano parrista, quindi insomma... Ma rende la cosa ancora più romantica. Una meraviglia, guarda. No, sono orgoglioso di... molti artisti dimenticano il passato, dimenticano la loro storia quasi vergognandosi, invece noi sono orgoglioso e fiero, sarà perché sono abruzzese. Questo sicuramente ti fa male. Però hai raccontato la partenza, parliamo un pochino di quello che invece è l'arrivo a Monaco. Beh, sono partito da un ristorante e mi ritrovo in un ristorante, quindi cambiato niente. No, questa è assolutamente modestia. È una battuta, tra l'altro bellissima scenica, però assolutamente modestia, perché tu sei partito da un ristorante e sei arrivato nel palcoscenico più importante italiano, che tra l'altro è Sanremo. Ma io ho avuto anche il piacere di vedere dei video. Bravo. Come dico una parola, lui c'è il richiamo musicale e anche un jukebox vivente, posso... assolutamente. È la prima volta, devo dire la verità, questa sera è molto originale e sono anche molto felice di esserci, perché sto ripercorrendo e stiamo un po' ripercorrendo la nostra e le nostre vite, perché io credo che la musica sia una colonna sonora della nostra vita, ogni canzone ricorda un passato, ogni canzone ricorda un aneddoto, a volte piacevole, a volte meno piacevole, a volte degli amori grandissimi, a volte delle delusioni, volte le belle bastonate, però io credo che la musica sia talmente bella e straordinaria per questo, perché ogni qualvolta che un artista si impegna a dedicare delle straordinarie note, in qualche modo si muovono le nostre menti, si muovono i nostri ricordi, si muove anche il nostro cuore e la nostra anima.
Quindi io, ripercorrendo la mia storia, ho un turbinio di sensazioni e di emozioni che mi fanno a volte star bene, a volte star male, perché partire, avevo appena 19 anni, 20 anni, per la Germania, che era un paese davvero freddo, il freddo di stasera per me era estate. Assolutamente. Poi da solo, senza genitori, senza famiglia, senza amici, senza nessuno, è stato abbastanza complicato e anche, se devo dire, qualche volta traumatico, perché la solitudine credo che sia davvero la cosa più brutta che ci possa essere al mondo. E quindi cerchiamo di unirci e cerchiamo di stare sempre insieme e di non lottare per avere la solitudine. Quindi questo... perché poi quando arriva è davvero brutto. La musica sicuramente mi ha aiutato a percorrere dei traguardi straordinari. Certo, mi sono dato da fare perché non provengo da una famiglia benestante, vengo da una famiglia di operai, di persone che hanno sacrificato la loro vita per noi figli, che hanno dato tutto cercando di togliersi, anzi hanno sicuramente tolto tutto a loro per dare tutto a noi. E credo che sia non solo il concepire da parte di mia madre un figlio, ma sia durante la vita concepire ogni volta con dolore e togliersi ogni volta tutto per concepire sempre di nuovo un figlio, per farlo crescere, per farlo almeno crescere nell'agio e per cercare di non togliergli e negargli quei sogni che magari sono stati negati ai nostri genitori. Quindi io con grande orgoglio ho raccolto questo messaggio, che non era di povertà, era di grande benessere, perché appunto a nostra inconsapevolezza loro si privavano di tutto e quindi ci facevano vivere nell'agio. Oggi invece vedo ragazzi che magari erano coetanei di allora, 18-19 anni, che hanno davvero tutto e non apprezzano nulla, non apprezzano neanche lo studio. Io adesso ho aperto un'accademia, anzi ci sono diversi amici, anche degli allievi qui in questo tavolo, che in qualche modo studiano e hanno la possibilità di capire ciò che è il messaggio che voglio insegnare loro, che devono in qualche modo sacrificarsi, devono in qualche modo credere, fissare un obiettivo e raggiungerlo con tutti i mezzi propri, leciti, e con la volontà di Dio, perché altrimenti senza quella non si va da nessuna parte. E quindi questo è un messaggio importante che do ai ragazzi, un messaggio che do grazie a questa accademia, a tutti coloro che vogliono avvicinarsi nel mondo della musica e dell'arte. Non è per tutti l'arte, bisogna trattarla bene, bisogna rispettarla, bisogna volerli bene, come qualsiasi disciplina, come lo sport, perché odio le persone che lo fanno giusto per fare. O i talent scout, i talent show, che in qualche modo illudono tanti ragazzi, perché tutti pensano di poter arrivare a fare televisione, di avere successo senza studiare o senza prepararsi. Invece io sono per il contrario, per la gavetta importante, quella per lo studio, per la devozione, per la dedizione ed è di imboccarci le maniche come noi abruzzesi sappiamo fare. Io, tra l'altro, sono contento, un applauso che ha detto delle cose assolutamente belle. E sono contento che la gente che sia qui in sala possa ascoltare, oltre che l'artista, il cantante, anche eccolo qua, è ripartito un'altra volta, perché sa che mi manda nel pallone, no? Poi, a parte gli scherzi, volevo dire una cosa importante, perché noi stiamo scoprendo un Piero Mazzocchetti, oltre che artista, cantante, sicuramente anche poeta, perché ha detto una cosa importantissima. Quando hai parlato della mamma che partorisce più volte, sicuramente hai detto una cosa, hai parlato d'amore, l'amore più grande che assolutamente ci possa essere in assoluto. Ne sono testimone ieri, assolutamente, tu sai che è capitata questa cosa, per cui mi hai toccato nuovamente il cuore. Ma ci tengo a sottolinearlo, oltre che cantante, poeta nel pensiero, sicuramente anche un gran parlatore, perché avete visto che proprietà nel parlare. Ma sei stato anche abile. Sì, ma non farò il politico. Sì, no, sicuramente, e non te lo auguro, ci mancherebbe altro. Però sei stato tanto bravo anche a sviare, se vogliamo, un pochino la mia domanda, perché volevo farti anche raccontare l'incontro con quel personaggio che poi ti ha portato a cantare in palcoscenici un pochino più importanti lì a Monaco, no? Ma perché mi fai cantare? Sì, faccio anche cantare, punto, sì, assolutamente, perché è una bella storia. Vabbè, io ho incontrato un personaggio dello sport che sicuramente mi ha aiutato tantissimo. Da premettere che non sono interista, sono milanista, però devo ammettere che Karl-Heinz Rummenigge mi ha davvero aiutato, e se qui ci saranno sicuramente una banda di interisti. No, ecco. Alzate la mano uno giù in fondo. Alzino la mano gli interisti. Ecco, alzino la mano gli juventini. Abbassate perché. A parte questo, comunque Rummenigge è stato un personaggio che mi ha aiutato tantissimo, mi ha sicuramente aperto le strade della popolarità in Germania, perché mi ha fatto cantare
tantissime volte nello stadio dell'Olympia Stadium di, di Monaco, di Baviera e anche di Berlino, dove poi ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo discografico con la Universal. Questo disco così inaspettato che è arrivato all'Eternità, non di Don Bacchi, ogni volta mi chiedono da 15 anni ma l'Eternità di Don Bacchi, no, l'ho scritta io insieme al mio collaboratore che è Marco Marrone, che ha avuto un successo straordinario, è stato disco d'oro in Germania, oltre 150.000 copie, ecco. E da lì ero un ragazzino, 20 anni, mi sono fatto prendere un po' anche dalla mano e dal successo, perché venivo davvero al piano bar, e quindi sai, le prime volte quando cominci a fare televisione sei inconsapevole di ciò che ti accade, non dico che ti monti la testa, però delle cose cambiano. Certo. Però poi ho avuto la possibilità di, con un po' di intelligenza, anche perché ero solo, di capire che il mondo non è così, non è fatto solo di successo, ma è soprattutto di delusioni. Quindi quando il successo c'è bisogna in qualche modo investire, fare come la formichina, metterlo da parte, per poi aspettare quando arrivano i momenti più bui e più tristi di un artista, che purtroppo in una carriera sono sicuramente maggiori rispetto a quelli di grande soddisfazione, grande successo. Allora, il successo non esiste. Quando arriva è davvero qualcosa di straordinario, ma c'è la quotidianità e la normalità di tutti, perché il mio lavoro è come un altro lavoro, sicuramente a volte più emozionante, a volte meno, però io sono una piccola formichina che cerca di portare a casa sempre la pagnottina, pretendendo sempre da me stesso di più, cercando di non accontentarsi, perché fino a quando Dio mi dà la possibilità di studiare e la voglia di studiare, tutti mi dicono: ma te prima di salire sul palcoscenico hai paura? Cosa fai? Io ho sempre paura, anche questa sera prima di cantare ero molto emozionato, mi batte sempre forte il cuore, e dico sempre anche ai miei ragazzi: quando un artista, qualsiasi esso sia il successo raggiunto, non ha più emozione, non ha più paura di salire sul palcoscenico, deve guardarsi allo specchio e dire: oggi smetto di fare questo lavoro, perché non è più un artista. Posso? Io tanto ormai ti ho preso prigioniero. È molto maestro. Solo un'altra piccola cosa, perché io penso sia importante. Quanti dischi d'oro hai vinto in Germania? Uno. Un disco d'oro in Germania e poi è arrivato il grande successo in Italia. Allora, per un cantante lirico vendere dischi è un'utopia. Solo Bocelli ci è riuscito nella storia della lirica e del crossover. E quindi tutto ciò che si riesce a fare seguendo un po' quelle orme discografiche è tanto di guadagnato. Il mondo è cambiato, non si vendono più dischi perché c'è iTunes, c'è Emule, si scaricano da internet, si fanno concerti. E io fino a quando c'ho la voce faccio i concerti, dei dischi non me ne frega niente. Quindi. Non è una parolaccia, No, no, è vero. Non mi interessa. Significa anche essere concreti quello che... No, ma io disco lo farò, un nuovo disco, adesso sto pensando a nuove canzoni, quello che si vende, purtroppo non puoi pensare di fare numeri del passato, di 10, 15, di 20 anni fa. Le cose sono cambiate, il mondo è cambiato, la musica è bella anche perché varia, e un artista deve esprimere quello che ha non su un disco ma su un palcoscenico. Perfetto. Un'ultima cosa, l'arrivo a Sanremo, no? È un obiettivo, penso, anche se vogliamo un... Scala, Roma, Firenze, Genova, Ventimiglia, poi Sanremo, con la macchina. Mi fa piacere, poi mi fai magari la piantina. No, poi al ritorno, che avevo vinto i primi tre, sono fermato ogni autogrill per vedere se le persone mi riconoscevano. Straordinario, perché tutti mi riconoscevano, quindi avevo una bevuta gratis, sono arrivato ciocco a casa del lunedì, non consapevole che c'erano 7-8 mila persone a Montesilvano che mi aspettavano, vengono i carabinieri a casa mia, rientro a casa, la prima scena apocalittica di casa mia, io vivo a Montesilvano, entro il lunedì notte del festival, apro la porta, una casa piena di fiori, e sul camino una mia gigantografia con le candele. Ho detto: sono morto e non l'ho saputo. Questa è carina sensazione. Sì, sì, una foto inquietante, tu buia, solo le candele, un pieno di fiori e la mia foto sul camino. E invece era il calore della tua Montesilvano. Sì, ma poi sono dei carabinieri, ho detto: già mi hanno arrestato, perché pensano chissà che cosa è successo. Invece c'erano 7-8 mila persone tra Pescara e Montesilvano che mi aspettavano in piazza, un freddo gelido, ma un calore straordinario, e da lì mi ero accorto di aver fatto qualcosa di grande, ma di grande soprattutto per la mia regione, perché prima della mia apparizione al festival e del mio ritorno effettivo in Italia non c'erano stati altri artisti che avevano calcato il festival, sì, qualche anno prima Gio, ma era passato un po' così, e poi l'anno dopo ha vinto, quindi insomma ha portato bene. E poi ho aperto anche una grande strada a altri artisti abruzzesi, e quindi insomma sono stato un po' il capostipite che ha dato la possibilità all'Abruzzo di parlare non solo di
cattivi e brutti episodi legati a... Mi permetto, da teramano, di ricordare, penso che poi lo ricorderanno in tanti, un altro artista abruzzese che poi è andato al festival, che è Ivan Graziano. Oh, è vero. Tra l'altro io lo ricordo, quando mi capita di andare a fare qualche serata, lo ricordo sempre. Bellissimo, bellissimo. Dunque, sicuramente un palcoscenico importante per artisti importanti che ci hanno regalato emozioni, perché anche tu come schiavo d'amore ci hai regalato delle belle emozioni. Assolutamente. Grazie, Piero. Non ti dico più niente, non ti chiedo più niente.